Oggi sono allenati tutti, sì. Oggi sono allenati tutti, per cui stanno tutti, quantomeno il fatto che siano allenati vuol dire che sono arruolabili e convocati. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta. L'imbarazzo della scelta, questo sicuramente mi facilita e mi complica la vita, mi facilita le scelte, nel senso che comunque avere tutte a disposizione è sicuramente un vantaggio, però il fatto che poi ci sia tanto da scegliere è comunque insomma, una cosa positiva, al di là delle battute che complica, avere tutti complica le notti. No, io ho seguito un po' anche l'ultimo periodo dell'Atalanta e nonostante magari i risultati non fossero stati positivi, ho visto sempre la squadra tenere bene in campo, perdere delle partite tante volte proprio perché senza meritarlo. Per cui questo, sappiamo che incontriamo una squadra in salute, l'ha dimostrato a Palermo, ma anche nelle partite precedenti non aveva raccolto quello che era giusto raccogliesse, per cui sappiamo che sarà una partita difficile, insomma. Ma sono domande che non dobbiamo farci, anche perché è talmente lungo ancora, possono capitare talmente tante cose. Io credo che invece dobbiamo essere proiettati sulla gara senza fare altri pensieri, senza fare altri discorsi che possono essere sì, poi legati a un certo tipo di classifica. Però non credo che sia una partita per poter fare da spartiacque per questo. Credo che invece dobbiamo continuare come abbiamo fatto e poi vedere quando ne mancheranno meno, a che punto siamo. So che non mi rispondeva, io glielo chiedo lo stesso perché è un E po' il allora? dubbio che abbiamo tutti quanti, 4-2-3 o 4-2-3-1? Tanto non me lo dice, sì. No, abbiamo lavorato su tutti e due sistemi per essere pronti o a gara iniziale o all'inizio o gara in corso. Variare le situazioni come abbiamo fatto ultimamente, per cui da un po' lavoriamo su entrambe le cose e abbiamo fatto così anche questa settimana. Ma no, io credo che e poi noi abbiamo un nostro modo di interpretare le partite e non è una questione di modulo, è una questione proprio di mentalità e di identità. Noi dobbiamo mantenere la nostra identità a prescindere da se un giocatore sta un po' più alto, un po' più basso, un po' più a destra, un po' più a sinistra. Credo che queste siano poi discussioni che a tutti noi fa piacere fare, però alla fine è l'identità, la mentalità con cui la squadra va in campo che determina se. Io credo che oramai una squadra, il Catania in Serie A, sa che deve fare la fase difensiva con tutti gli uomini a disposizione, sapendo che magari gli attaccanti lo possono fare fino a un certo punto del campo, poi meno. E questo è così un po' per tutti, per cui credo che non è che sia una questione di modo, ma sia una questione proprio di capacità di essere equilibrati, di sacrificio e di coraggio. Sicuramente è un giocatore che sta facendo bene, però io credo che tutta la squadra stia dimostrando insomma, di essere sul pezzo e di meritare insomma, la ribalta, il palcoscenico. Per cui Castro è uno di questi, sapendo magari ce l'aspettavamo meno perché è un ragazzo che ha avuto una crescita notevole in questi mesi. Però insomma, fatto tante volte certi giocatori, magari appunto il primo anno in Italia, arrivando da un campionato diverso, vanno messi anche nelle condizioni magari di poter anche difendere o comunque di poter stare in campo, semplificandogli le cose. Però io credo che Pata sia un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, però sia un giocatore che partecipa molto anche in tutte e due le fasi. Questa è la
certo. Per molti di loro sarà anche il debutto, no? Abbiamo valutato tutte queste cose, siamo proprio nella preparazione alla gara e abbiamo cercato di capire anche in base agli ultimi arrivati che caratteristiche potrebbero avere o come potrebbe cambiare poi l'assetto dell'Atalanta, sapendo che comunque è una squadra che ha una propria identità al di là degli ultimi arrivi, insomma. Insomma, io credo che ha una gamma d'attaccanti importanti, tra i quali Dennis è sicuramente, credo sia il giocatore che brilli, insomma, proprio per capacità realizzative. No, io credo, al di là di tutti i nostri accorgimenti che abbiamo di settimana in settimana, in base anche alle caratteristiche dell'avversario, però senza alterare la nostra identità, come dicevo prima, e anche questa settimana abbiamo lavorato per, ma senza snaturarci, senza andare alla ricerca di chissà che cosa per poter poi arginare quelli che sono i punti di forza di una squadra. Ma io credo che dobbiamo essere bravi, loro è una squadra che soprattutto in casa mette grande agonismo, è una squadra che poi arriva in area di rigore avversaria con molti giocatori e poi è molto brava a ricompattare, a chiudere tutti gli spazi. Ecco, in questa fase di transizione dovremmo essere molto bravi a leggere le situazioni, a non concedere noi quegli spazi che potrebbero essere poi fondamentali poi per andare a far male all'avversario e magari riuscire proprio noi in queste fasi a essere più pericolosi. Quello che posso ruolare le palle, gamba per poter poi sviluppare un'azione offensiva e il coraggio che questo ci vuole sempre per farlo. In settimana della Lega Serie A ha definito il Catania la rivelazione di questo campionato. Secondo lei cos'è che ha fatto di questa squadra la rivelazione? È quello che appunto questa consapevolezza nell'andare a giocarsi le partite, perché io credo che al di là di tutto poi la testa faccia, al di là delle qualità tecniche e fisiche di una squadra, poi la testa sia quella che l'aspetto dove i margini di miglioramento più alti, e in questo credo che questa consapevolezza, questo modo di andare a giocarsi le partite, questa voglia di sempre di ottenere il massimo, credo che in questo campionato ci stia dando tanti risultati, tante soddisfazioni. Ovvio che ci sono anche gli avversari, sappiamo che in Serie A non è semplice, non è mai semplice, troviamo delle formazioni importanti, però noi ci proviamo sempre, a prescindere da tutto ci proviamo, tre volte ci va bene, più volte ci è andata bene che male, per cui questo credo che sia la chiave di tutto. Può essere l'utilizzo di Castro che ha dovuto a spingerla verso l'impiego di un modulo piuttosto che di un altro? No, perché al di là che lui ha fatto... ha interpretato tutti i ruoli sia in un modo che nell'altro, proprio non è che questo cambi in funzione di Castro, assolutamente. Si è discusso molto in settimana anche con le condizioni del terreno dello stadio di Bergamo, che fattore può essere secondo lei? Ne abbiamo preso atto, nel senso che comunque dobbiamo far di necessità virtù e adattarci a quelle che saranno le situazioni, essere bravi a sviluppare poi quello che si può sviluppare su un certo terreno di gioco. Catania è sicuramente una squadra che cerca di giocare sempre, e quando abbiamo visto che nelle partite in cui non è stato più difficile fare questo, un po' abbiamo sofferto, però secondo me suona come mani avanti, noi mani avanti non abbiamo mai messe neanche contro nessuna squadra, per cui faremo necessità del tutto. Non sono d'accordo, perché il Catania aveva dimostrato anche a Udine in partite precedenti, a Roma, anche alla prima giornata. Purtroppo il Catania ha avuto delle partite dove è mancato magari qualche volta in trasferta, ma non per un cambio di mentalità o una mentalità sbagliata, perché probabilmente non siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo mettere. E credo che quella mentalità abbiamo cercato di averla sempre. E non è che ci sia stato un cambio, magari un po' di convinzione in più, perché poi sul risultato acquisisci un po' di convinzione, questo può essere, però l'atteggiamento, il modo che abbiamo avuto nell'andare a affrontare le partite anche fuori casa è sempre stato lo stesso.
convocato. E poi al di là di questo, poi sicuramente ci sono altri aspetti che... però è convocato. I deboli nostri cerchiamo di tenerli ben nascosti, e credo che poi al di là dei punti deboli le squadre abbiano un certo modo di interpretare le partite, e in questo ci sono sicuramente in tutte le squadre ci sono dei pro e contro, però non è che siano punti deboli. Se per la fascia sinistra se la giocano solo Marchese e Capuano, oppure c'è la possibilità di un ingresso in questo novero anche di altri? Come in tutti i ruoli abbiamo alternative diverse, ma non questo, no. Tutti sono in gioco per tutto, non è che ci sia una cosa che è scontata rispetto all'altra. Però, essendo uomo di sport, non devo temere gli arbitraggi, per cui andiamo in campo con la massima fiducia in tutti. Ma in una settimana, se si ritorna di quello che è successo a Napoli, c'era qualcosa che poteva andare meglio? No, non si è sbollita, perché sarebbe bugiardo dirti il contrario. Da parte mia non si è sbollita, però questo non vuol dire non avere fiducia. La stagione di sicurezza di questa è stata ottima. Ah, mi aspetto sempre qualcosa in più. Questo, il fatto di aver fatto bene fino adesso non significa molto, ma che significa molto, perché comunque abbiamo costruito qualcosa. Però, come dico spesso, il fatto di non volere qualcosa in più vuol dire già diminuire il nostro rendimento. Noi dobbiamo andare alla ricerca di migliorare. E allora questo quantomeno ti fa restare sempre allo stesso livello. Poi se arriveremo al massimo di quello del nostro potenziale, al massimo di quello che possiamo fare, ma non c'è un massimo, si può sempre migliorare. Convinto di una cosa, onestamente, ero convinto che il fallo di mano fosse sempre giudicato sanzionabile nel momento in cui non veniva toccata un'altra parte del corpo. Però da quello che ho capito non è sempre così. Ci sono delle indicazioni chiare, perché questo mette un po' anche di confusione in campo, non sapere come poter intervenire su un pallone più o meno. Qualsiasi cosa faccia volume, hanno detto. Qualsiasi parte del corpo, cioè proprio le braccia in questo caso, e faccia volume nel momento in cui vai ad affrontare un avversario, è sempre calcio di rigore, questo è il regolamento. Diciamo che non è stato tutto chiarissimo, però vabbè. No, dopo quello, sono stati giudicati degli episodi, però non c'era l'ultimo nostro di Napoli. Non c'era l'ultimo episodio di Napoli. Non era contemplato nella discussione. Sono di corsa, vi saluto.